Ancora devono essere spesi 2 o 3 miliardi per altri circa 10 interventi. Ecco, la preghiera che le farei è quella di valorizzare il tessuto imprenditoriale, economico, produttivo della Calabria. Abbiamo grandi imprese, abbiamo buone imprese, grandi operai in questa fattispecie, e quello che le volevo chiedere è proprio non dico un occhio di riguardo, appunto un'attenzione particolare verso la valorizzazione proprio delle nostre imprese. Abbiamo tutti i presidi anche di sicurezza, casomai qualcuno facesse illazioni per quanto riguarda infiltrazioni. Ci sono dei protocolli ben stabiliti dal governo, dal ministero, quindi da quel punto di vista dovremmo stare tranquilli. Grazie. La ringrazio, onorevole Barbanti. Passiamo all'interrogazione 3.553 dagli onorevoli Rampelli ed altri sulle iniziative volte a colmare il divario infrastrutturale tra le regioni del sud e del nord Italia. Onorevole Rampelli la illustra per un minuto, prego. Grazie. Ministro, senza alcuna ilarità vorrei dare queste informazioni ufficiali al governo. Il 21 giugno, tra 4 giorni, entra l'estate. 2. Il sud ha una prevalente economia turistica che si sviluppa prevalentemente esattamente tra i mesi di giugno e il mese di settembre. Vorrei ricordare che questa economia andrebbe adeguatamente sostenuta da parte del governo attraverso un piano di infrastrutture che invece tarda a venire e quando va bene si incaglia in piani che non prendono mai una forma e non sono mai operativi. Nel settentrione sono stati realizzati tratti dell'alta velocità piuttosto che viadotti, trafori, dorsali, dighe, autostrade, porti, aeroporti, talvolta anche aeroporti sbagliati, e poi le opere straordinarie, il MOSE piuttosto che l'Expo. Al sud non solo non si sente più parlare del ponte sullo stretto di Messina, ma pare non ci sia spazio neanche più per le strade comunali. C'è qualcosa che non funziona. Vorremmo capire che cosa intende fare il governo per colmare questo divario. La ringrazio, onorevole Rampelli. Ministro Delrio, Infrastrutture e Trasporti, può rispondere. Prego.